Bisogna dire che abbiamo fatto molto negli ultimi anni, bisogna dire che l'aggiustamento di finanza pubblica che c'è stato in Italia negli ultimi anni può sfidare qualsiasi termine di paragone. Siamo ancora molto lontani da un risultato pieno, ma dobbiamo riuscire a combinare, ripeto, la coerenza dei nostri impegni, dei nostri programmi di risanamento della finanza pubblica con l'obiettivo che oramai è diventato imperioso del rilancio della crescita e dell'occupazione, sapendo che ha finito per determinarsi un circolo vizioso tra conseguenze recessive della crisi e anche conseguenze recessive di politiche necessariamente restrittive e raggiungimento degli obiettivi, soprattutto in un rapporto con un prodotto lordo che non cresce, in un rapporto con un'economia che rimanga stagnante.